Anche gli studenti della Vittorio Gualfieri della nostra città presenti giovedì pomeriggio nella sala stampa del Crotone per partecipare all'incontro con Russotto e Lerda. Per i giovani aspiranti giornalisti è stata una buona occasione per seguire dal vivo e da vicino le interviste e per diventare al contempo loro stessi interpreti. Ascoltiamoli. La Triestina ha necessità di far punti, ritieni che verrà qui a speculare sul risultato? Non credo, perché comunque ha un allenatore che conosco che ha un certo atteggiamento, una certa mentalità. Credo che anche la posizione di classifica le imponga di interpretare la gara in un certo modo, perché comunque è vero che muovere la classifica può essere significativo, però potrebbe non essere sufficiente, almeno in partenza per la Triestina. Comunque non lo so come interpreteranno la gara, so come dobbiamo interpretarla noi. E per il Crotone sarà importantissimo conquistarli questi 3 punti. Per noi sarà fondamentale, come dicevo prima, per dar modo a continuare questo sogno. Noi dobbiamo cercare di fare la partita e dobbiamo vincere, via. Chi vuole rivolgere una domanda al mister? Vai. Lei pensa di restare qua a Crotone e andare in Serie A? Come è venuto? Penso di, scusa, di stare Pensi qua a di Crotone? fare un altro anno qua a Crotone o andare in Serie A? No, questo non so cosa penso. Penso a finire bene quest'anno, perché non è solo importante per me, ma è importante per tutti. Poi a fine anno vediamo, ci ragioniamo e poi vediamo, insomma. Per adesso non penso né andare via né a rimanere, penso a fare un qualcosa perché battiamo la Triestina, questo è il mio obiettivo. Dai. Il calcio può portare benefici al Crotone? Sì, secondo me sì, perché comunque quest'anno stiamo facendo una bella figura a livello nazionale, quindi si sente parlare di Crotone e sicuramente qualcosa di positivo lo sta portando all'immagine della città. Contro la Triestina, con che orgoglio giocherete? Cercheremo di avere l'orgoglio massimale, cercando di vincerla. Ok. Abbiamo un altro aspirante giornalista. Penso che tu da grande voglia abbracciare questa professione. No, non proprio questo, ma vorrei fare anche io il calciatore. Ah, complimenti, ti conviene, credimi. Allora, la domanda che vuoi rivolgere è a Russotto. Ma come mai quando sei arrivato a Crotone non giocavi tanto bene come Degano, Giroginestro, come mai? Attenzione che sono domande spontanee e sincere, eh? Sono ragazzini, senza nessuna offesa. No, allora, nella vita calcistica, e spero che tu riesca a farla, ci sono alti e bassi, come nella vita. Purtroppo non sempre riesci a fare quello che vorresti fare. Sono momenti in cui riesci a farlo e momenti in cui non riesci, quindi solo questo qui. Il tuo ruolo qual è, scusami? Il mio è terzino sinistro. Quindi dovresti marcare lui eventualmente fra 5-6 anni quando lo incontrerai. Sì. Gli è cambiata completamente la mentalità. Beh, diciamo che siamo partiti con un obiettivo, Vabbè, l'abbiamo raggiunto, superiamolo, eh. quindi l'abbiamo raggiunto e quindi penso sia giusto adesso puntare ad altri obiettivi. Abbiamo la possibilità di farlo e perché non farlo? Ecco, sarebbe stupido, penso, non farlo. Abbiamo l'opportunità di raggiungere un traguardo importante e noi ci proviamo. Poi, ripeto, siamo partiti con l'obiettivo salvezza, quindi il nostro l'abbiamo già fatto, però abbiamo l'opportunità di fare una cosa veramente importante e quindi ci proviamo. Perfetto.